Cari amici, bentornati a Surfcasting Academy, una prima puntata della stagione 2020, sempre grazie al supporto della Trabucco, e per questo voglio ringraziare Roberto e Andrea per la fiducia che ci stanno accordando, ma soprattutto voglio ringraziare tutti quanti voi per l'entusiasmo con cui avete seguito tutte le precedenti edizioni delle stagioni passate di Surfcasting Academy. Anche quest'anno avremo una serie di appuntamenti importantissimi cercando di far conoscere le più belle spiagge italiane e probabilmente anche non italiane, ma di questo ne riparleremo. Anche in questa occasione avrò compagni di pesca estremamente importanti, grandissimi esperti, a partire da questa puntata che condividerò con personaggi che non hanno bisogno di presentazione come Peppino Alesi e Salvo Bonaccorso. Dove siamo? Siamo nei paraggi di San Stefano di Camastra, in Sicilia ovviamente, alle mie spalle Sant'Agata di Militello, alla mia destra le isole Eolie, Stromboli che fuma, più precisamente questa spiaggia è la spiaggia di Caronia, anche detta spiaggia dei limoni per ovvi motivi. Stiamo cercando di puntare all'orata fondamentalmente, il mare è uno di quelli giusti, è una spiaggia di ciottoli, abbiamo un bel po' di cose di tecnica da raccontare, quindi cominciamo immediatamente a pescare. Stiamo parlando di surfcasting in Sicilia, quindi Peppino Alesi, Salvo Bonaccorso. Peppino, so che è stato un inizio di stagione veramente strepitoso. Sì, infatti. In questa spiaggia, ma anche in un'altra spiaggia che si trova un po' più sotto, verso Messina, quest'anno c'è stato un evento molto particolare. Si sono prese orate da dimensioni strepitose. Importanti, pezzatura dai 2,5 kg fino ad arrivare a quasi 5 kg, un evento straordinario. È andata un po' a scemare la cosa, certo. Però qualcuno ancora si continua a beccare. È una spiaggia questa che con i ciottoli richiede una pesca a distanza, ravvicinata, come... Non mangiano tanto fuori, la distanza media è tra i 70 e gli 80 metri. Ho capito, e questa è una spiaggia fonda? Molto fonda. Molto sì. Fonda, perché sento la risacca che arriva con una violenza. Molto fonda. E non sembra, ma c'è un minimo di mare, c'è, la risacca è molto forte, soprattutto qua sotto sento delle grandi botte forti sulla spiaggia. Quindi ora non siamo in un orario magnifico per. No, perché per normalmente l'orata. Mangiano all'alba o al tramonto. Quindi dobbiamo aspettare il tramonto. Dobbiamo aspettare. E allora, siccome abbiamo una canna fuori, perché c'è stata una mangiatina, ma non c'era niente di importante, adesso la prepariamo e la rilanciamo. Certamente. Okay. Comincia l'attività. Un pesciotto sulla canna di sinistra, innescata Bibi. Vediamo. Vi ho fatto una scelta tecnica molto chiara. Questa è quella con il floater anche, no? Sì, sì. Questo può essere interessante, perché se dovesse essere arrivato qualcosa sul floater, allora anche le altre le adeguiamo col floaterino. Potrebbe essere una bella soluzione. No, è sotto. Mormorina minuscolo, no. Un piccolo carangelo. Piccolo carangelino. Però ha preso sul floaterino. Sì, sì. Veramente piccolo. Questa nuova stagione di Surfcasting Academy vorrei descrivere ogni volta le situazioni, la spiaggia, come cercare di leggere. Iniziamo con una spiaggia ciottolosa, una spiaggia di roccia. Chiaramente poco oltre il bagnasciuga inizia la sabbia. Non è facile interpretare questo genere di spiagge perché non abbiamo i segnali classici. Anche se andiamo a vedere per lungo la spiaggia, vediamo che è abbastanza omogenea, che le pietre vengono riportate in modo abbastanza omogeneo. Non c'è una particolare frammentazione del fondale tale da determinare della frangenza, almeno in questo stato di mare. Per cui dobbiamo affidarci a altre soluzioni tecniche. La prima soluzione tecnica è saggiare il fondale semplicemente lanciando, recuperando lentamente,
cercando di capire se il piombo rimbalza sul fondale oppure viene trattenuto. Se rimbalza sul fondale dobbiamo cambiare zona di lancio e zona di pesca. Se viene trattenuto significa che il fondale è fertile e lì possiamo rimanere. Distanze di pesca, anche qua, questo tipo di spiaggia sono spiagge profonde. Profonde vuol significare che possiamo pescare da 2 metri dal bagnasciuga, esattamente sulla risacca, fino a mare aperto dove possiamo incrociare, a seconda delle distanze di lancio, vari tipi di pesce. Sicuramente una soluzione vincente in questo genere di spiagge è l'utilizzo di varie esche sistemate in varie profondità, quindi certamente ricorrere al floater in modo quasi sistematico, perché queste spiagge possono offrire, probabilmente di notte in maggioranza, occhiate e sugarelli qualora il pesce grufolatore non si dovesse presentare. Situazione specifica, c'è un vento crescente che sta girando verso i settori occidentali, comincia ad investirci, la ragione per cui il tripode è stato abbassato. Questo permette alle canne di rimanere in pesca in modo migliore, di avere una giusta angolazione, di avere un migliore controllo delle nostre attrezzature. Nella fattispecie stiamo pescando in questo settore, quindi nel tripode, con canne destinate a una pesca a fondo beach ledgering, sia con l'Impera sia con la Supernova, rispettivamente 130 e 120 grammi, quindi una situazione di pesca mirata a essere generici, con due canne invece un pochino più potenti, 200 grammi, per una distanza maggiore, sicuramente mirate a una pesca un pochino più, per prede un pochino rilevanti. Sicuramente alternando questo genere di soluzioni tecniche possiamo incrociare o provare a incrociare quello che offre la spiaggia, fermo restando un aspetto che qui si rivela probabilmente importante. In questo momento siamo in bassa di marea, la marea sta cominciando a salire, non sono situazioni sicuramente ottimali, però il vento comincia a incrementare, il mare comincia a salire, probabilmente di notte a buio potremmo avere qualche cattura. In attesa che un'orata o una spigola o una mormora o qualsiasi cosa di pinnuto venga a trovare i nostri travi, Peppino, catture straordinarie di questa stagione, a te la parola. Quest'anno è stata una stagione miracolosa. Il periodo esattamente è stato da metà settembre fino a pochissimi giorni fa. Ripeto, catture molto importanti, tanto è vero che siamo riusciti a, con i telefonini, a fare anche qualche video di belle catture. Grande Peppino! Finalmente. Bella, bella, bella! Finalmente, dopo tante riprese che ho fatto a tu, me la meritavo pure io, no? Spettacolo! Giornata da incorniciare a vita! Abbiamo visto questa orata fantastica, adesso dobbiamo capire un trave che è stato utilizzato per questo genere di pesca, che poi è un trave che usiamo normalmente. Determinante, direi. Il punto di partenza è il mini trave, che rende tutte le cose più semplici. Impact fast. In particolare la caratteristica di questo mini trave è la presenza di una molla che può fungere o funge da ammortizzatore, visto che non stiamo usando fili particolarmente grossi. Piombo, lasciamo perdere quello che serve, sì, direi Peppino. Una parola va spesa sul filo, in particolare sul fluorocarbon che stiamo utilizzando, perché sono aree in cui c'è abrasione, ci sono rocce. Il fluorocarbon, in particolare abbiamo scelto un fluorocarbon rosato, pink quindi, che ha una visibilità praticamente, invisibilità assolutamente, praticamente totale. 0,24 ma anche 0,28, 0,30, sì, perché sì, stiamo parlando abbiamo di usato pesci terminali abbastanza generosi, direi. Generosi. Una cosa importante, Peppino, quanto lungo fa il bracciolo sul mini trave? Normalmente dal metro e mezzo a 2 metri. Un metro e mezzo, 2 metri, che è un classico dorato, un long arm veramente esteso. Ovvio che se quando recuperiamo lo troviamo aggrovigliato cominciamo ad accorciarlo, oppure aumentiamo leggermente il diametro del filo. Altra cosa importante, Peppino, vorrei che ne parlassi te, l'importanza degli ami quando siamo sulle orate. L'amo che ho utilizzato è il 126 BM, un amo robusto, affilato chimicamente. Questo amo viene chiamato offset in quanto la curva non è perfettamente allineata col gambo, ma leggermente storta, vedete, in modo tale che il pesce si allama sicuramente.
altro aspetto sugliamo, anche se poi nelle piccoli tutorial che cercheranno di arricchire questa serie approfondiremo questi concetti, è il discorso legato agli occhiali. È vero, noi possiamo semplicemente limitarci a legare filo sull'occhiello in modo tradizionale. Questo non rende l'amo più efficace di quanto non possa essere invece con un concetto che andremo a vedere, ripeto, nei tutorial, una legatura sul gambo e far fuoriuscire il filo sempre nella parte anteriore dell'occhiello. Noi dobbiamo sempre creare angoli di questo tipo. Lo vedremo nel dettaglio con degli esempi pratici. Questo tipo di soluzione, che è presa a piene mani dal car fishing, dove si pesca con l'amo totalmente scoperto, fa sì che l'amo, tutte le volte che viene a contatto con il pesce, ruoti e si agganci. Se noi lo andiamo a far fuoriuscire il filo dalla parte posteriore, vedrete che anziché andare in posizione di aggancio, come sta facendo adesso, va a mettersi in posizione opposta, quindi avremo un sacco di mangiate a vuoto. Analogamente, se il filo lo annodiamo in modo tradizionale nella parte centrale, quindi dritto per dritto con un nodo che può essere il grinner, quello che vogliamo, alcune volte sarà in posizione corretta di ferrata, altre volte avremo delle padelle fenomenali. Sono piccolissimi particolari che possono fare differenza e che nascono da una cosa importante, ragazzi. Bisogna studiare anche le altre tecniche di pesca ogni tanto. Pillola di tecnica. Altro nodo shock leader. Collegamento braid nylon su shock leader che sarà sempre in nylon o fluorocarbon. Questa volta parliamo dell'Albright Special, un nodo famosissimo. Mi piace moltissimo quando lo utilizziamo intrecciato nylon. Piccolo cappio fatto con il materiale shock leader. Inseriamo dentro. Cominciamo a risalire affiaccando le spire. Quante volte? 6-7 volte. Ovviamente sto usando diametri molto grandi. Se utilizzo diametri sottili 0,10-0,12 aumenterò il numero di avvolgimenti. Importantissimo. Una volta effettuati gli avvolgimenti, rientro nel cappio e siamo pronti a chiudere il nodo. Ecco fatto. Il nodo è assolutamente indistruttibile. Altissimo livello di resistenza, affidabilissimo. Questo è il nodo che utilizzo per tutti i collegamenti quando si va a pescare pesci di grandissima taglia in Oceano Atlantico. Adesso vediamo una panoramica delle esche che stiamo utilizzando e colgo l'occasione per ringraziare Sud Pesca per le esche fornitoci. L'arenicola, che non deve mai mancare, coreano, fra l'altro versione gigante, come potete vedere, coreano rosso, il bibbi, l'esca preferita per le orate in assoluto, il muriddo, che è un'esca non deve mancare soprattutto quando si va in queste spiagge abbastanza profonde, perché spesso sono spiagge miste, quindi il muriddo funziona tanto dove c'è il misto, e l'immancabile americano, guardate che pitoni. Siamo arrivati al tramonto, la situazione non è delle migliori, decisamente, praticamente zero catture, Peppino, però adesso la marea comincia a entrare nella sua fase più interessante. Allora, il montone secondo me è andato. Quindi le orate forse. Quindi ci vuole un po' di fortuna però siamo qua, ci proviamo, quindi. Va bene, abbiamo provato a cambiare strategia, adesso ci sono delle canne anche mirate le mormore, nel frattempo andiamo a vederci un'altra oratona catturata
nei giorni felici della quella pesca famosa dorata, giornata, in attesa che arrivi qualcosa di interessante anche per noi. Bellissima, che bei esemplari. È arrivato un visitatore, salvo, un carangelino, di questi che hanno invaso le vostre spiagge. Stranamente pescato con il bibbi, guardate. Eh sì, molto in profondità. Ok, tagliamo e lo liberiamo subito. Va bene. Ecco qua, beh, Sarago, ho fatto un groviglio ma fatto che non finisce più. Saragotto, beh, almeno è qualcosa di vivo, eh? Saragone anche lui, anche Salvo ha fatto un Sarago, e si vede che girano questi. Gli ha fatto un disastro sull'americano, vabbè. E quindi abbiamo cambiato spiaggia, siamo a Patti, una spiaggia bellissima. Abbiamo iniziato con degli incagli, purtroppo, segno che c'è qualche cosa sul fondale, magari dei corpi morti, magari dei sassi, però due sarghi nei primi 10 minuti, un sacco di mangianza. Il mare sembra bello, ora sta arrivando pian pianino la luce, continuiamo a pescare a una distanza di 40-50 metri. L'attività sembra essere lì, però devo rimontare subito, sennò non prendo più niente. Ieri non è stata una giornata assolutamente facile, il tempo decisamente strano, vento che oscillava da sud, sud-ovest, a volte con raffiche molto forti, mare strano, sono quelle situazioni in cui non sai come cavartela, difatti non ce la siamo cavata, se no con qualche mini pesce, questi piccoli carangidi, per cui abbiamo deciso di abbandonare quella spiaggia, Caronia, sostarci qui, per trovare un mare un po' diverso, una spiaggia diversa, un po' più tradizionale, una spiaggia di sabbia innanzitutto, con delle rocce fuori, evidentemente, in cui sappiamo ci sono sarghi perché il mare sta salendo. Adesso siamo in piena salita di marea, abbiamo 4-5 ore di pesca in salita di marea, c'è il fattore che il cielo è molto limpido, l'acqua però si è intorbidita, quindi dovrebbero esserci delle condizioni buone, abbiamo visto già qualche cattura, quindi dobbiamo continuare. Ostacoli davanti, quindi inutile pescare lanciando molto molto lontano perché i pesci li abbiamo presi tutti quanti sotto riva. Si continua con la sagra dei saraghi. E questo è carino però, eh. Un altro bel sarago, preso sempre con l'americano. Oggi i pesci appetisce l'americano. Abbiamo tutto, però tirano di più sull'americano. Lo liberiamo.
se esiste una canna simbolo degli ultimi 2 anni almeno di Surcasting, questa è sicuramente la Supernova. È stato un successo strepitoso dovuto a un design particolarmente intelligente e l'accoppiamento con materiali nuovi, veloci, leggerezza, insomma una canna che è piaciuta a tantissimi appassionati. Ebbene, per il 2020 Trabucco ripropone nuovamente la Supernova modificando il materiale su cui è costruita. Prima si parlava di CX2, adesso si parla ancora una volta di nanotecnologie, un materiale CXN estremamente più reattivo, canna più leggera, canna con i diametri ridotti, facilissima da gestire, un diametro del genere in grado di lanciare con grande facilità i 160 grammi ed è una canna che ha le caratteristiche riprodotte dei modelli degli anni precedenti, aggiungendo quel tocco di leggerezza, tocco di velocità sia nel lancio che nel recupero, quella reattività che la rende veramente una canna molto molto particolare e molto innovativa. La scelta giusta a volte, bel sarago per chiudere questa bellissima pescata qui a Patti, questa prima puntata della nuova stagione di Surcasting Academy. Non è un pesce gigantesco, è una mormorotta, però abbiamo cercato di pescare le orate a Caronia, non è andata nel migliore dei modi, ma abbiamo visto delle splendide catture di Peppino e i suoi compagni di pesca. Dopodiché abbiamo deciso di spostarci qui a Patti e le cose sono immediatamente cambiate perché abbiamo col buio iniziato a prendere saraghi, mormore, pesca a distanza ravvicinata, esca fondamentalmente l'americano. A questo punto, cari amici, ringraziando Peppino con cui condivideremo nuove sessioni di pesca quanto prima, magari su questa stessa spiaggia, Salvo Bonaccorso sta recuperando un bel pesce e ci vediamo alla prossima puntata di Surcasting Academy. Ciao! Ciao ciao, alla prossima!